Credo che sia fondamentale per la periferia di Napoli, fondamentale per il quartiere Barra, perché ha rappresentato sempre un punto di aggregazione, un importante sviluppo sociale, soprattutto una crescita culturale. Si dà la possibilità a famiglie sia di Barra che dei comuni limitrofi di poter vivere momenti importanti e momenti anche in luoghi sicuri. Riportare questo quartiere un attimino quello che aveva, riacquistarlo nuovamente e dargli quelle gioie a quei bambini e a quei ragazzi che comunque usufruivano di questa struttura. Noi partiamo soprattutto per scuole per bambini, quindi scuola calcio, scuole di basket, abbiamo puntato soprattutto per i bambini, non prevediamo inizialmente squadre agonistiche, quindi vogliamo, in realtà il mio sogno era poter dare questo luogo di nuovo ai bambini del quartiere. Era chiuso dal giugno del 2017 e dopo i lavori di ripristino, sabato 15 settembre, verrà riaperto al pubblico il centro Ester di Barra, glorioso complesso sportivo di Napoli Est completamente ristrutturato con una piscina, una palestra, campo di calcio e di calcetto, due campi da tennis e un campo da basket e da pallavolo. Oltre alle discipline sportive più diffuse, ospiterà anche arti marziali, danza e pattinaggio. Un'occasione straordinaria per la città, è uno dei due poli sportivi più importanti della città dopo il Collana. In zona orientale, appunto, è una zona di grandi difficoltà, in una zona che abbraccia non soltanto appunto la città di Napoli ma i comuni circostanti. Riapre il centro Ester, che ha una storia incredibile, una storia bella di uomini e donne, insomma, che hanno fatto di quel luogo un luogo di sport, ma soprattutto un luogo di aggregazione. Basti pensare che a Barra l'unico luogo, insomma, e punto di aggregazione del quartiere era appunto il centro Ester, e con la chiusura, insomma, si è assistito a un progressivo degrado. Oggi si riapre grazie all'iniziativa di giovani imprenditori, Pasquale Corvino, insomma, che ha avuto l'occhio lungo e soprattutto ha avuto capacità imprenditoriale di poter riaprire quello che è un polo sportivo straordinario, ma soprattutto un grande punto dove il quartiere avrà sicuramente di nuovo un riferimento.